Edicolibreria di Maurizio Zunino in via Schiaffino. Oggi parliamo spagnolo con la signora Stordita, perché negli sgomberi che fa Maurizio quando la gente chiama per non recuperare, voglio dire, i libri, si trovano anche titoli in commercio, questo di Marino Muratore, che è la signora Stordita, un libro per l'integrazione scolastica. Cosa ci dici di questo libro, Maurizio? Allora, la signora Stordita rientra nella tradizione delle fiabe che hanno come protagonisti dei casinari. Non ho ancora iniziato a leggere questo libro, però credo che sia un qualcosa di interessante per i ragazzi e gli adulti di qualunque età. La signora De Sastre forma parte della tradizione del cuento con personaggi che commettono errores inequivocabili. También la base de un proyecto de encuentro entre cultura diferente. Y el cuento se divide entre Ecuador y Perú. En el cuento en italiano, la señora De Sastre intenta preparar una polenta, pero va fallando todos los pasajes y haciendo un gan. Eso no es español, ma es argot dominicano.